Cari telespettatori, ben ritornati con noi anche questa sera. Il tema è provocatorio, però nel contempo noi vogliamo trovare, capirci meglio e trovare delle possibili soluzioni partendo dal territorio. Basterà una riforma, sarà sufficiente una riforma per ridare speranza, lavoro a tantissime persone, a migliaia e migliaia di persone, milioni di persone, e soprattutto a muovere un'economia ormai in totale stagnazione nel nostro paese? Sono sufficienti questi provvedimenti? È corretto che la Germania ancora continui a bacchettarci? Oppure dobbiamo fare i nostri conti, non guardare nessuno e continuare ad andare avanti? Ma c'è qualcosa che è stato fatto effettivamente? O sono corretti anche i movimenti dei sindacati di sciopero, di protesta, che hanno una funzione in qualche modo sociale per muovere che qualcosa accada? Insomma, ci sono diverse situazioni, diverse prese di posizione e nel frattempo si continua ad andare avanti. Bisogna andare avanti. Bisogna cercare di costruire. Per fortuna ci sono anche imprese che ce la fanno, guardando, ahinoi, l'estero e puntando molto sull'innovazione, quindi cercando di mettersi ai vertici nei vari settori. Noi cerchiamo di parlare di questi temi con i nostri esperti, con i nostri ospiti di quest'oggi. Abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio Brunero Zacchei, segretario regionale della UIL, sindacato, ben arrivato, e Paolo Righetti, segretario regionale della CGIL, responsabile delle politiche del lavoro. Grazie di esserci Buongiorno a anche a tutti. lei. Leano Lunardi, Italia dei Valori, Buonasera. Buonasera. giovane, gruppo giovani, Franco Bastianello, presidente consulenti del lavoro di Vicenza, Buonasera. ordine dei consulenti del lavoro di Ordine Vicenza, per del Presidente carità, Giulio Fortuni, ben ritornato, segretario regionale della CISL, Stefano Valdegamberi, consigliere Buonasera regionale Futuro Popolare, anche lei grazie di essere a tutti. Buonasera. ritornato in commissione, tra l'altro lavoro in regione, Carlo Valerio, presidente Confapi Padova Buonasera. Industriale, grazie anche a lei, con un'azienda di più di 15 dipendenti, volta all'export, e Nicola Coppi Zonin, gruppo giovani di Forza Italia, ben Buonasera. arrivata anche a lei. Allora, ci sono varie tematiche, perché poi col discorso della riforma del cosiddetto Job Act, della riforma del lavoro, cosa cambia, cosa non cambia, ci sono altre tematiche che sono strettamente connesse. Si parla anche di altri soldi che dovrebbero servire, perché c'è la CIG in deroga che va a cambiare, che dal 2016 è destinata a sparire, e come si provvederà a integrarla in qualche modo, insomma ci sono dei conti che tra l'altro sembrano non tornare. Abbiamo due esponenti dei giovani in modo particolare qui presenti perché sono loro che anche sono presi in causa molte volte dal lavoro che c'è o che non c'è, cioè vedranno dei contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti che dir si voglia o non li vedranno mai, ma staremo a vedere. E gli imprenditori che con anche consulenti del lavoro sono disposti a rischiare, a mettersi in gioco, a mettere in gioco la propria azienda, hanno le possibilità per farlo, per assumere a tempo indeterminato, dando quindi stabilità, oppure risulta comunque difficile perché non si riesce a vedere al giorno dopo. Insomma, adesso vediamo il primo contributo e poi incominciamo un po' a discuterne insieme. Ieri il Jobs Act ha incassato la fiducia, quindi la riforma è stata approvata, salutata con grande soddisfazione dal ministro Poletti e da Sacconi. Qual è il suo commento? È stato imposto un percorso accelerato all'approvazione di questa legge. Confermiamo il giudizio che si continua a presentarla come una legge di estensione dei diritti, mentre una legge di sottrazione dei diritti, che non ha l'universalità promessa, tantomeno la lotta alla precarietà. Continuiamo e abbiamo sempre più ragioni a preparare lo sciopero generale del 12 dicembre e, come abbiamo detto, continueremo tutte le iniziative che ci sono utili a modificare un'impostazione sul mercato del lavoro del tutto sbagliata. L'approvazione, mentre fuori dal Senato c'erano appunto scontri e cariche della polizia, ieri tre feriti. Bisognerebbe smettere di avere una politica che è una politica nei fatti divisiva e invece divisiva e di contrapposizione di interessi e di condizioni, soprattutto tra le persone deboli, e invece proporsi il tema di come si esce da quella che è l'evidente emergenza sociale del paese che si chiama lavoro e prospettive. In vista della definizione dei decreti legislativi, vi aspettate una convocazione da parte del governo? Se dovessi stare alla lettera, così si concluse il famoso incontro all'alba con il Presidente del Consiglio. Se devo stare alle cronache, mi pare che stiano facendo di tutto per accelerare un'assenza di confronto e una emanazione di decreti.
Un paese normale avrebbe discusso già prima e ovviamente discuterebbe dei decreti delegati. Mi pare che invece sia sempre più evidente un segno di rivalsa nei confronti del mondo del lavoro, un'idea, di cancellazione. Basta guardare quel che viene dichiarato oggi. I lavoratori precari hanno diritto all'estensione, detto dal Presidente del Consiglio, all'estensione delle ferie o della malattia. Peccato che di tutto questo nel testo della legge delega sul lavoro non ci sia traccia. Allora, io incomincerei proprio con voi del sindacato, perché dopo apriamo un po' la questione. E incominciamo dalla UIL. Un'altra provocazione viene dal territorio, quella di Zuccato, che dice: non è con i totem e le ideologie che si crea ricchezza, un endorsement quindi, che la CGIL non ha visto di buon occhio. Insomma, alla luce di questo, Ma come noi la non guardiamo i mettete? totem, noi guardiamo la situazione nazionale, anche quella veneta, che è drammatica. Guardiamo quella veneta in modo Nel proprio più Veneto c'è un tasso di nazionale. occupazione che non è superiore al 60%, un tasso di disoccupazione che ormai andiamo nelle due cifre, c'è 1.500 aziende l'anno che chiedono la crisi, una situazione di crisi che riguarda 30.000 lavoratori, ci sono 200.000 famiglie coinvolte in questa crisi, in questa grossa recessione, sia lavoratori che imprese. Ci sono saracinesche chiuse, ci sono gru, sempre meno gru sopra i nostri tetti, che le sventano solo il vento e ormai sono arrugginite. Ma quello che è ancora peggiore quando succede questo, aumenta la crepa tra ricchezza e povertà. Nel Veneto ormai il 20% di famiglie sono povere, devono cambiare persino le abitudini alimentari, mentre leggevo oggi ci sono anche dei nuovi ricchi. Meno in percentuale. Allora, è un paese sempre più ingiusto, è un paese sempre più diviso, e un paese sempre più diviso poi scarica tutte le tensioni verso il basso, ovviamente. E quindi questa è la disperazione, questa è l'emergenza sociale. Il Presidente del Consiglio è molto bravo ad annunciare i progetti, è molto bravo a presentare il domani, ma qui c'è un problema dell'oggi, c'è un problema dei fatti. E lo diceva anche Draghi. Diceva: guardate che per ripartire bisogna che ripartano i consumi, e non ripartono consumi con i talk show, con le parole e con le promesse. Diceva: ripartano con i fatti. E i fatti quali sono? I fatti sono quelli: in una Veneto, in un'Italia dove l'80% di imprese lavora per l'interno, è quello di aumentare il netto della busta paga, è quello di dare più soldi ai pensionati. È quello di rinnovare i contratti di lavoro. In questo paese 7 milioni di lavoratori sono fermi a contratti di lavoro del 2009. In questo Però paese non ci 3 sono i milioni e soldi per. mezzo di lavoratori non hanno il contratto e il loro datore di lavoro è lo Stato. Chiarissimo. Dall'altra parte, io partirei con lei che rappresenta gli industriali. Che cosa ne dice? Poi sentiamo anche la CGIL che si addentrerà nei meandri del lavoro. Quell'osservazione anche della Camus, insomma della presa di posizione, ci sarà poi lo sciopero generale perché è confermato, Sì, quindi. beh, diciamo che quello che il governo è riuscito a far approvare non è che abbia grandissimi contenuti, purtroppo. Sembra più che fosse una specie di prova interna di potere e di forza per dimostrare che ciò che veniva in qualche modo annunciato poi diventava fatti. Ma i fatti, fino a quando appunto non ci saranno i decreti delegati, dovremo vedere quali sono. E quindi suona un po' come una specie di dialogo interno, invece che come un'attenzione nei confronti dell'oggettività delle cose. Del resto, purtroppo, anche le affermazioni del segretario della CGIL suonano un po' in questo modo, perché è come se da parecchio tempo, purtroppo, noi ci fossimo dimenticati di che cos'è il lavoro e di che cosa stiamo parlando. E invece molto peso viene dato al linguaggio, alla dialettica e in qualche modo anche al lessico che viene utilizzato. E quindi noi abbiamo parecchie perplessità su ciò che è avvenuto fino a quando non vedremo qualche cosa di più concreto. Ma ci pare che in questa fase le prospettive non siano particolarmente entusiasmanti. Quindi non condivide l'entusiasmo di Zuccato sostanzialmente.
Ma allora, io credo che questa nazione abbia bisogno di un po' di fiducia e anche di poter credere in qualche istituzione, perché oramai sono talmente squalificate, talmente squalificate le istituzioni, un po' tutte, a partire dalle associazioni di categoria, voglio dire, per passare a tutte le altre, chiamiamole associazioni di categoria, che il cittadino è veramente disorientato. Quindi la soddisfazione, se non altro, è nel vedere che sono riusciti a mettersi d'accordo. È poca cosa, ma per il momento è tutto quello che abbiamo e speriamo di poter vedere al più presto qualche cosa di più concreto, magari poi nella conversazione avremo modo di approfondire. Valdegamberi, vedo che lei nicchia. Condivido l'analisi fatta. Effettivamente questo è un decreto, c'è un decreto legislativo, quindi delega al governo ora dare contenuto a queste dichiarazioni, poco più di dichiarazioni di intenti, linee tracciate, diciamo, nella delega da parte del Parlamento. Diciamo che vanno nella direzione giusta, ma molto dipenderà dal contenuto che poi si daranno alle parole scritte nel decreto delegato di delega. Qui sono riforme che si attendevano da tempo, sono ancora comunque a mio avviso riforme deboli, si sarebbe dovuto avere un po' più di coraggio, perché effettivamente coniugare la flessibilità, che non è precarietà. Spesso si fa confusione, cioè c'è bisogno di flessibilità ma allo stesso tempo anche di sicurezza, quindi questa, diciamo, iniziativa legislativa vuole un po' coniugare la possibilità di dare maggiore flessibilità, quindi all'esigenza dell'impresa, al lavoro, ma al contempo anche dare sicurezza, perché estende alcuni istituti di sicurezza per i lavoratori, anche ai lavoratori che ora erano del tutto scoperti, privi, dà la possibilità anche di comunque di non obbligare un imprenditore ad avere un dipendente quando non ne ha bisogno, però compensando con una forma di compensazione, quindi in modo tale da non danneggiare anche il dipendente. Cioè, qui si cerca, quantomeno c'è uno sforzo in quella direzione, si poteva fare qualcosa di più. Comunque attenderemo i decreti per vedere poi effettivamente quali sono i risultati che sono stati prodotti. Cambierà anche poca cosa. Però intanto voi la vedete proprio decisamente nera, che i decreti dicono una cosa o l'altra. Parterei dalla sua domanda iniziale. Serve veramente un'ulteriore riforma del mercato del lavoro? Cioè, serve ancora una volta intervenire sulle regole del mercato del lavoro per rilanciare attività produttiva e livello occupazionale? Dire che c'erano troppi contratti? Noi serve, ma esattamente con una direzione opposta a questa. Innanzitutto, per rilanciare l'attività produttiva servono interventi di rilancio con investimenti pubblici su determinate priorità, anche di pubblica utilità, che se volete poi riprendiamo e approfondiamo. Non serve assolutamente intervenire con un'ulteriore modifica delle regole del mercato del lavoro che ripropone ricette vecchie. Negli ultimi 10 anni saranno stati 6-7 gli interventi sulla riforma sul mercato del lavoro, tutti sempre nella direzione di ampliare il livello di flessibilità, nel migliore dei casi, o di precarizzazione nelle modalità più concrete, che non hanno assolutamente risolto il problema di un incremento occupazionale, anzi i dati sono sotto gli occhi di tutti, si sono accentuati nel periodo di crisi. La questione dell'intervento sul mercato del lavoro è una questione che noi poniamo, nel senso di una modifica che vada a ridurre il livello di precarietà, che vada veramente nella direzione di un'estensione dei diritti e delle tutele, esattamente il contrario di quanto il Job Act sta facendo e sta proponendo in questo momento. Guardate che l'articolo 18 non è un totem, a parte il fatto che l'intervento sull'articolo 18 non l'abbiamo sollevato noi, l'ha posto qualcun altro in termini ideologici, ma è un livello simbolico se lo rapportiamo al livello di contenzioso, che è effettivamente ridotto, ma il contenzioso è ridotto proprio perché c'è una norma di tutela. Guardate, non è vero che in Italia non si può licenziare, né in forma collettiva né in forma individuale. L'articolo 18 è semplicemente una norma di tutela rispetto ai licenziamenti senza giusta causa e senza giustificato motivo. Che siano per motivo disciplinare, che siano per motivo discriminatorio, che siano per motivo economico. Per cui
qualsiasi forma che non abbia una giusta causa, un giustificato motivo, dal nostro punto di vista sono licenziamenti discriminatori. Noi proponiamo invece l'esatto opposto di questa impostazione, un'estensione che ci vuole dal punto di vista dei diritti e le tutele, tanto è vero che stiamo proponendo un intervento di modifica dello statuto che vada a dare a tutta la fascia del mondo del lavoro precario, che oggi ne è esclusa, alcuni diritti e tutele essenziali. Dalle ferie alle indennità di malattia, di infortunio, a un equo compenso e via dicendo, ma anche dal punto di vista degli ammortizzatori sociali. Guardate che c'è un grande scarto fra le finalità che vengono dichiarate dalla riforma stessa, anche con riferimento alla riforma degli ammortizzatori sociali, e i provvedimenti concreti che o sono assenti o vanno in direzione contraria. No, assolutamente. Lunardi, vedevo che lei assentiva a questo, perché poi voglio sentire anche chi rappresenta la parte datoriale o comunque anche a che fare molto con le imprese, poi del territorio vicentino, cosa ne dice? Perché anche io voglio vedere anche all'inizio, quando è stato preso in discussione, riformiamo la normativa sul lavoro, era per creare nuova occupazione, no? A questo punto stiamo navigando in tutti gli altri orizzonti, voglio capire se veramente è una cosa utile oppure no. Guardi, secondo me noi come Italia dei Valori abbiamo sempre difeso sia l'articolo 18 con la raccolta firme, raccolta per referendum, sia ci siamo opposti alla legge Fornero e ci opponiamo ancora alla legge Fornero per quanto riguarda il pensionamento. Adesso non vorrei ripetere i concetti del segretario della CGIL che bene o male... No, voi avete tirato fuori infatti altri aspetti. Che bene o male siamo abbastanza d'accordo, soprattutto sul fatto che la norma si applica, dell'articolo 18 si applica a 2000 casi all'anno semplicemente perché è deterrente verso i licenziamenti arbitrari. Io faccio sempre l'esempio con i miei colleghi e persone con cui parlo di politica che nel codice penale c'è l'articolo 5, 7, 5 che è omicidio, si applica sì e no a 500 casi all'anno, ma è ovvio che è deterrente perché non si applica a milioni di casi. Quindi se tu lo vai a togliere la gente si ammazza per la strada, non lo devi togliere perché si applica a pochi casi. Chiusa la parentesi. Detto questo, per rilanciare il lavoro, al di là della discussione sulle norme giuridiche o meno che dopo spesse volte si viene tacciati di fare totemi ideologici o altro, per scendere nel concreto io mi aspetto dal governo, di cui comunque l'Italia dei Valori insomma è alleata perché siamo nella coalizione di centrosinistra sia a livello nazionale che anche regionale, come sapete, insomma noi chiediamo un piano industriale perché il lavoro non si rilancia sottraendo tutele, sottraendo diritti e sottraendo... Cosa vuol dire però, ecco, per spiegare a chi ci ascolta che non è quindi un ecco, industriale noi non magari, chiediamo che venga smantellata l'architettura di civiltà giuridica che abbiamo adesso e che è assolutamente analoga a quella del mondo occidentale, per cui voglio dire è falso quando si dice in Italia non si può licenziare, non si poteva licenziare arbitrariamente, giustamente si può licenziare. Piano industriale significa che il Presidente del Consiglio Renzi non deve fare come ha fatto ultimamente che rifiuta la concertazione con le parti sociali, sindacato, associazionismo eccetera e poi mi va a parlare con Marchionne che però è colui che delocalizza la Fiat, che porta la sede fiscale all'estero, la sede dirigenziale all'estero e porta tutto fuori dall'Italia. Piano industriale significa rilanciare l'occupazione concretamente e con, come dire, con un programma di vorrei dire reindustrializzazione del paese che dal 2008 in poi si è desertificato a livello industriale, vorrei dire anche appalti pubblici, lavori pubblici, opere pubbliche, cose ovviamente gestite in modo pubblico, non con project financing, non con consorzi tipo MOSE eccetera, ma gestiti da parte del pubblico, degli uffici pubblici con norme di trasparenza per rilanciare infrastrutture, opere sociali, ospedali, scuole, viabilità, trasporto pubblico, tutto quello che è, così si crea lavoro. Dopodiché sul Jobs Act noi, come ho detto anche in precedenti puntate, laddove ci sono misure che contrastano la precarietà, che aboliscono i contratti, come dire, precarizzanti, siamo d'accordo. Laddove ci sono gli 80 euro in busta paga ai lavoratori, siamo d'accordo. Laddove invece appunto non c'è un rilancio industriale, laddove non c'è un'attenzione anche ai lavoratori autonomi, alle partite IVA, tutto il resto, non siamo d'accordo. Ed è per questo che l'Italia dei Valori si consulta con i sindacati, non fa come Renzi che diciamo un po' spocchiosamente dice io con loro non parlo, io con loro non mi interfaccio, per me io devo governare e basta. Noi invece ci interfacciamo, cerchiamo di far tesoro di quello che ci dicono. Tutti gli imprenditori con cui parliamo non ci hanno mai chiesto di togliere l'articolo 18, ci hanno chiesto di intervenire ad esempio sull'IRAP, sulla fiscalità. E quindi quella è la nostra battaglia che stiamo lanciando questo mese appena finite le primarie, che sono andate anche abbastanza bene, e noi adesso in dicembre partiamo già con la campagna per togliere l'IRAP e per aiutare i lavoratori autonomi, le piccole imprese e tutto quel settore lì, che è così che si crea occupazione, perché altrimenti non si crea.
Certo, ma non sono tutte belle ricette, però dove si vanno a prendere i soldi? I soldi c'è un'entrata, un'uscita, da qualche parte. Sì, sì, ma rispondo tranquillamente, i soldi noi li prendiamo con la nostra proposta, che è quella di investimento dei beni confiscati alla mafia, che sono miliardi e miliardi di euro, si parla di decine di miliardi di euro, che noi da un anno stiamo portando avanti questa battaglia, che è anche in Parlamento, è in discussione, per investire i beni confiscati alla mafia. E lì ci sono i soldi. Assolutamente, l'aspetto dei soldi l'ha tirato fuori anche l'ordine dei commercialisti, comunque. Dei consulenti del lavoro. Io direi solo un secondo, andiamo in pubblicità, che così dopo riaffrontiamo il tema, perché la questione è questa: è possibile poi che noi ne usciamo senza fare degli investimenti o far fare anche degli investimenti agli imprenditori, che però molti sono veramente con l'acqua alla gola? Ne parliamo tra pochissimo.